Per la prima volta un monsignore del Vaticano dichiara che nella Bibbia potrebbe esserci la presenza di alieni. Monsignor Gianfranco Basti è teologo e professore di filosofia della natura e della scienza presso la Pontificia Università Lateranense. Oltre che uomo di fede, dunque, anche un uomo di scienza che ha collaborato con l'Agenzia Spaziale Italiana. Ascoltiamo le sue dichiarazioni nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a Mistero TV. Una presenza insolita al secondo convegno di fisica e medicina quantistica, Monsignor Gianfranco Basti, che appunto è intervenuto in questo convegno in cui si dibatteva sicuramente un tema scientifico riguardo appunto un nuovo modo di vedere la medicina, non in senso tradizionale ma in senso più completo, appunto quantistico. Una scienza che va verso la religione e anche una religione, la testimonianza che va verso la scienza. Lei ha fatto parte appunto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e ha collaborato anche con l'Agenzia Spaziale Italiana. Mi racconti di questa sua esperienza? Insegno filosofia della natura e della scienza all'Università Lateranense, però da sempre, dai tempi della mia tesi di laurea, lavoro anche in neuroscienze cognitive e in una particolare forma di simulazione del cervello nelle sue operazioni cognitive si chiamano le reti neurali, cioè simulare il calcolo parallelo che il cervello fa artificialmente. E le reti neurali hanno avuto appunto applicazioni sia nel campo, in tantissimi campi del sapere, ma anche io li applicavo insieme con altri colleghi per il riconoscimento di tracce di particelle in acceleratori di particelle a alta velocità, alta energia. E le chiedo una cosa, sicuramente sa perché è proprio addentro a questo ambiente. Papa Francesco, per la prima volta e in maniera anche piuttosto mediatica, ha ipotizzato la presenza di vita nell'universo e anche un ipotetico contatto. Come si pone la Chiesa in questo senso? Cioè, non bisogna mettere limiti alla provvidenza, non è che Dio nella sua infinita bontà, non lo sappiamo perché nessuno sta nella mente sua, però certo un universo così grande, per carità, lui può fare le cose in grande come crede, però se pensiamo che noi siamo, se il nostro sistema solare sta in una galassia, la Via Lattea, che è fatta di miliardi di altri possibili sistemi stellari simili al nostro, che la nostra galassia è una delle miliardi di galassie che esistono, ora che tutto sta imbaradando sia solo per noi, per carità, se il Signore ha voluto far così è liberissimo di farlo e ne siamo molto felici, però certo può essere pure che da altre parti dell'universo ci siano altri esseri intelligenti e non ci sono assolutamente problemi, e ripeto, non possiamo mettere limiti alla provvidenza divina, quindi diciamo, se uno lo volesse guardare dal calcolo delle probabilità, ci sono probabilità molto alte che sia vero. Bisogna fare dei calcoli molto particolari, quindi non sto qui a fare. Quindi, malgrado le apparenze, non è proprio così certo da un punto di vista probabilistico, però certamente ci sono ottime probabilità. E allora questo non ci dà nessun problema. D'altra parte, anche ne parlavamo oggi a pranzo con i colleghi, ci sono passi nella Bibbia, per esempio se prendiamo i primi capitoli del Genesi in cui si parla dei giganti, no? Di questi. Quindi da sempre è stato ipotizzato che sono enti extraterrestri con cui l'uomo è entrato in comunicazione nei primi anni, nel primo periodo della sua era, addirittura nell'evoluzione sua e del cosmo. Quindi ci sono queste possibilità. Vogliamo sottolineare questa dichiarazione. Ci sono passi della Bibbia, per esempio se prendiamo i primi capitoli della Genesi, in cui si parla dei giganti. Da sempre si è ipotizzato che siano esseri extraterrestri con cui l'uomo è entrato in comunicazione nel primo periodo della sua era, addirittura nell'evoluzione sua e del cosmo. Quindi ci sono queste possibilità. Diciamo però che il Vaticano dispone di un osservatorio in Arizona, quindi comunque diciamo che la situazione è tenuta sotto controllo. Ci vogliono, è un bello osservatorio quello che c'è, però ci vuole qualcosa di molto più potente per andare a beccare informazioni, perché questo è un
un telescopio ottico si usa lì nell'Osservatorio Vaticano, che va a una bella distanza perché c'è un bel diametro, però lo specchio c'è un bel diametro, però per andare a vedere informazioni sull'universo molto lontano bisogna avere altri tipi di telescopi che vanno, diciamo, nella frequenza non della luce visibile, quello che noi possiamo vedere ottico, ma vanno nell'infrarosso, nelle onde radio, bisogna, oppure oltre l'ultravioletto, raggi gamma, eccetera, cioè bisogna avere telescopi più potenti. Certamente però è un presidio quello Vaticano, e d'altra parte noi, fin da quando Galilei ha cominciato a usare il telescopio, sono i gesuiti che nella specola gestiscono questo telescopio anche adesso, perché loro al Collegio Romano, già ai tempi di Galilei, già avevano il loro telescopio per cercare di confrontare quello che Galilei diceva, se era vero, insomma. Ha citato più volte la Bibbia, ma mi ha sorpreso che ha citato la Bibbia insieme alla parola extraterrestri. Io non so se lei ne ha conoscenza, probabilmente sì, adesso da un po' di tempo. Comunque è sempre più nota la possibilità che nella Bibbia ci siano scritte altre cose e che la traduzione che è stata fatta, diciamo, nei secoli dei secoli non corrisponda a quella che veramente è in senso letterale. Pare appunto che nella Bibbia sia descritta la creazione dell'uomo per mezzo di esseri superiori. Lei cosa ne pensa in questo senso? Io ripeto, nella Bibbia c'è scritto chiaramente che l'uomo è creato da Dio. Il riferimento forse lei sta parlando, e quello l'ho detto anch'io, cioè a partire dal capitolo terzo, quarto, prima della narrazione della, diciamo, del Babilonia, della Torre di Babele, e che quindi conclude, diciamo, i cosiddetti racconti delle origini, c'è spazio anche per questo tipo di interpretazioni, ma non sono nella creazione, cioè si sta parlando dei giganti con cui i figli degli uomini si sarebbero addirittura divini, figli di Dio. Il linguaggio della Bibbia è molto primitivo, molto povero. Pensate che l'ebraico c'ha solo 2000 termini, quindi è quanto di più ambiguo esista, per cui le interpretazioni che si possono dare, non dico che sono infinite, ma certamente non va dietro ai nostri criteri di scientificità, è un linguaggio quello biblico, perché però, diciamo, siano stati creati, l'uomo non sia stato creato dagli extraterrestri, questo mi sembra ridicolo. Ripeto, ciò che c'è nei racconti delle origini, che sono non Genesi 1 e Genesi 2, sono Genesi 1, 11. Nei primi capitoli, terzo, quarto, eccetera, si parla di questi giganti, chiunque può andare a guardare, o figli di Dio, o figli della divinità, o figli celesti, a seconda delle varie traduzioni. Io la ringrazio, Monsignor Bassi, è stato un piacere poter parlare con lei, spero di ritrovarla presto, magari a un prossimo convegno scientifico. Grazie dell'occasione che mi avete dato di parlare con voi. Grazie.